Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi ragazze più che altro sarà un vlog. Andrò di nuovo a farvi vedere qualche piccola ricetta con le friggitrici ad aria Ultenic K10 che devo dire ragazze è fantastica, è un elettrodomestico che io mi chiedo veramente come faceva a vivere senza, perché ci velocizza veramente i nostri pasti anche in modo economico, perché va utilizzato pochissimo olio. Dopodiché vi farò conoscere, anche se lei non sarà molto d'accordo, la mia mamma, perché sono andata a Genova a trovarla e a fare quella famosa visita che vi dicevo. In questo momento vado a fare delle semplici alette di pollo, vado a metterci sopra un pochino di olio, il sale, dopodiché quando saranno cotte andrò ad aggiungere del peperoncino per dare un pochino più di sapore a questo pollo. Ed ecco qua le mie alette che sono pronte, ragazze, devo dire che sono venute veramente squisite. Io dico la verità, non credevo molto alla cottura friggitrice ad aria, però devo dire che mi devo proprio ricredere, perché oltre a venire ottimi gli alimenti hanno proprio un gusto leggero e quindi diciamo che vale proprio la pena. La seconda ricetta che vi farò vedere oggi saranno una specie di bastoncini di pesce tipo i Findus, però fatti con il pesce fresco. Sono andata ad acquistare questo pesce che è pesce persico, però è meglio secondo me prendere il merluzzo. Io oggi ho acquistato questo, per cui farò questi bastoncini di pesce impannati prima con la farina, poi passati nell'uovo e nel pane grattato. Diciamo che l'aspetto non è perfettissimo, come tutte le cose fatte in casa, ragazze, naturalmente, però vi posso garantire che il gusto sarà veramente eccezionale. Allora, io per i tempi di cottura mi regolo grosso modo come con il forno elettrico, però poi naturalmente vedete voi, di tanto in tanto controllate la temperatura se va bene, se gli alimenti si vanno a cuocere e tutto quanto. E guardate qui il risultato, ragazze, che meraviglia, la panatura addirittura va a staccarsi. Dopo aver cucinato, ragazze, vado a sistemare la cucina, quindi vado a mettere via tutti i piatti dentro la lavastoviglie. Anche oggi andrò a mettere avanti la lavastoviglie con il detersivo che ho scoperto da poco della Vimex, che si chiama Pulfix, che è veramente ottimo. Questa volta, ragazze, sono andate ad acquistarlo perché veramente ne valeva la pena. Mi sto trovando benissimo con questo detersivo in polvere e quindi sono andata ad acquistarne un'altra confezione dato che l'avevo già finito. E questo, ragazze, è il mio metodo che uso sempre per mettere i sacchetti della spazzatura nell'apposito contenitore. Sotto vado a metterci della carta Scottex, dopodiché vado a infilare un sacchetto dentro l'altro, così almeno quando ne tolgo uno mi trovo già subito l'altro sotto. Passo al lavandino a fare questa pulizia velocissima. Vado a lavare qualche piatto di quelli che mi sono rimasti fuori e vado a pulire appunto tutto in maniera semplice e quotidiana. Mi rendo conto, ragazze, che questa cassettina gialla non è molto estetica sul mio lavandino, però devo dire che mi viene troppo comoda perché ci metto dentro appunto tutti i detersivi che mi servono per fare tutti i giorni la pulizia della cucina. Oggi andrò a pulire il piano cottura con lo svelto spray che ogni tanto vado ad acquistare perché trovo che sia un detersivo valido. Dopo averla pulita, naturalmente la vado ad asciugare e vado a sostituire la cassetta, questa gialla che è un po' un pugno in un occhio, con questa qui trasparente che magari è un pochino più fine. Dopodiché, ragazze, passo in lavanderia e vado a fare la mia lavatrice quotidiana. Uso omino bianco, che già ve l'ho fatto vedere l'altra volta, liquido, con l'ammorbidente felce azzurra, che appunto ho trovato questo barattolo bello grande, questa bottiglia bello grande, a un prezzo veramente ottimo.
Vado poi, ragazze, a pulire l'asciugatrice con la mia aspirapolvere Ultenic U10 Pro, perché faccio appunto una pulizia velocissima. Dopodiché apro il forno e vedo che è pieno di briciole, allora vado a dare una passatina anche lì. Finita la mia lavatrice, vado a stendere sullo stendino in casa, ragazze, perché così almeno si tenta di risparmiare un po'. Ed eccoci qua, ragazze, siamo già al giorno dopo, sono in viaggio verso Genova con mio marito per andare a trovare mia mamma e fare la visita che vi ho detto l'altra volta. Buongiorno ragazze, sono qui per strada che mi sto facendo una bella camminata perché sono venuta a trovare mia mamma dato che non stava bene e ha un po' una gamba che non riesce tanto a muoversi. Allora, approfittando del fatto che devo fare questa visita domani, che vi ho spiegato l'altra volta, sono venuta a trovare un po' mia mamma. Non fate caso alla mia faccia che sono senza trucco, proprio una cosa abominevole, proprio in tema natalizio la Befana, eccola qua in anticipo. Però insomma mi sto facendo questa bella camminata, ora poi vado a casa, mangiamo qualcosa assieme, mi fermo qua tutto il giorno, tutta la notte e niente, domani vado a fare questa visita. Ed ecco qua la mia mamma dalla finestra, ragazze, ha la bellezza di quasi 85 anni. C'ha 100, cosa dici? Sì, sì. Sei andata in chiesa, c'era la messa. Ti faccio dire ciao alle mie follower. No. Dai, digli ciao. Dai, che sono malconcia. La mia mammetta già che ti... non sono fotogenica. E guardate qui, ragazze, cosa ha tutto preparato mia mamma: il polpettone ligure di fagiolini, le trofie con il pesto, le frittelle di mele con lo zucchero sopra. E guardate qui la porzione. Non ho parole, alla sera appunto ci mancava anche la pizza fatta in casa con i panini naturalmente fatti da lei. Che dire, ragazze. E siamo al giorno dopo, questo è il centro di Genova, Piazza della Vittoria con le caravelle, che è veramente una piazza molto molto bella, e insieme a mio marito e a Milù ci andiamo a prendere un bel caffè. Ragazze, io vi saluto qua e ci vediamo alla prossima. Un bacione!